La rinascita interiore corrisponde con il riuscire a liberarsi da schemi e modelli per tornare ad una nuova vita, con la sensazione di essere più leggeri e felici. Questo termine indica che esiste qualcosa che è possibile fare costantemente per diventare consapevoli e muoversi verso il raggiungimento del proprio benessere, facendo pulizia e ripartendo proprio da se stessi, senza più maschere. L'obiettivo è quello di arrivare ad adottare una modalità di pensiero più corretta, realistica e flessibile. Si tratta di accettare la realtà per come essa è, comprendendone il vero significato e rimanendo aperti al cambiamento. Per il raggiungimento di tale condizione è necessario imparare ad esplorare il proprio malessere interiore, senza provare impulsivamente ad abbatterlo, ma tentando di analizzarlo al fine di vedere come vi siano dei codici di comportamento dal quale questo scaturisce e comprenderne il significato. Sono proprio le abitudini a cui la persona tende a rimanere tanto legata, abitudini consolidate, quelle che diventano dei veri e propri punti fissi, quelle più capaci di far soffrire. Giorno dopo giorno diventano macigni, modelli interiori cristallizzati che l'essere umano si sforza di mantenere in vita artificialmente, con un dispendio importante di energie che non fa altro che aumentare quella dolorosa rigidità. Sono entrato in comunità 2 anni fa e da poco a poco sono riuscita a liberarmi di quel peso che mi portava addosso da davvero troppo tempo. Non ero capace di guardare al mio malessere in maniera non giudicante. Non sono stato capace in primis di riconoscerlo e di affrontarlo con pazienza e costanza. Oggi mi sento rinato. Da quando ho iniziato ad aprirmi con i miei compagni di gruppo e con gli operatori, io sono nato un'altra volta e insieme a me è rinata anche la speranza e la voglia di darmi l'opportunità di poter vivere una vita migliore. Sentire di essere rinati equivale all'aver avuto un cambiamento, nato dalla volontà della persona. Per cambiare e quindi rinascere, occorre riuscire a lasciare andare qualcosa dalla propria vita, una convinzione, l'attaccamento ad una persona, un rancore, un senso di colpa, un ideale, un ricordo, un'abitudine, una paura. Ci vuole coraggio per andare verso l'ignoto, partendo dall'elaborazione e dall'accettazione di quel passato, il più delle volte molto doloroso. Rinascere significa riuscire a fare i conti con gioie e dolori della vita passata, arrivando a dare un nuovo senso ad ogni esperienza di vita. L'obiettivo è quello di utilizzare le esperienze del passato in modo creativo e funzionale, per dare forma a se stessi e alla propria vita, alla luce di come si vuole vivere. Si tratta di un processo di miglioramento, di crescita, che richiede del tempo e che può condurre alla vera rinascita interiore. Se dovessi descrivere attraverso una stagione la persona entrata anni fa qui al Cufrad, utilizzerei l'inverno. Oggi so che quella sensazione di staticità non era propriamente corretta. Grazie alle attività terapeutiche di gruppo ho compreso che la sensazione che tutto tacesse fosse riconducibile solo alla mia superficie, quando invece, nella parte più profonda della mia persona, lentamente, con un rumore silenzioso, si è sempre svolto un lavoro molto intenso. Ho capito che io sono la primavera, il periodo in cui, per eccellenza, si celebra la rinascita, quella fase in cui si è pieni di energie. Ho capito però che è necessario mantenere la costanza, partendo dalle piccole cose, come il prendersi cura di sé, degli spazi in cui si vive e, più profondamente, della propria anima. Scegliere di intraprendere un cambiamento non è affatto un compito semplice. Decidere di cambiare significa scegliere di occuparsi veramente di se stessi, di riprendere contatto con la propria vita, con ciò che si è stati, che si è e che si desidera essere. Solo così sarà possibile modificare il proprio atteggiamento verso molti aspetti della propria vita. Si tratta sovente di un percorso che la persona non riesce a compiere da sola, poiché è priva degli strumenti che consentono di riconoscere le proprie emozioni e di sviluppare pienamente il proprio potenziale. Ho capito dove ho sbagliato in passato e ho acquisito le fondamenta per il mio futuro. Ho appreso la semplicità, la determinazione e la felicità nel saper apprezzare la vita quotidiana,
Chi ha un trascorso di tossicodipendenza non riesce ad accontentarsi delle piccole cose, della vicinanza delle persone, di una vita tranquilla. Il mio istinto era quello di bramare sempre di più e senza alcun scrupolo provare a raggiungere i miei obiettivi insani, anche quando questo significava calpestare le persone a me più care. Oggi ho fatto pace con il mio passato. Oggi mi riconosco in quanto uomo e sono intenzionato a colorare il mio futuro di speranza e stabilità. All'inizio non ero capace di riconoscere l'importanza e l'utilità di intraprendere un percorso comunitario, mentre oggi io dico grazie a tutti i professionisti e ai miei compagni di viaggio per avermi preso la mano e accompagnato verso la luce, quel chiarore che corrisponde finalmente alla mia vera rinascita interiore.